Non ho capito. No, sono tutti avversari competitivi, chi per un motivo, chi per l'altro, e quindi non si può dire meglio uno o meglio l'altro. Sì, questo lo so, ma non posso dire che è meglio uno o l'altro. Adesso vediamo, intanto stacchiamo un attimino, ci prendiamo qualche giorno di riposo, perché questa squadra viene da... Io sono arrivato dopo, ma questi ragazzi sono qui da luglio. Un attimo scaricare quello che sarà appunto questi playoff, non sappiamo ancora playout. Scusa. L'umore dello spogliatoio, c'è stato un momento quando abbiamo sentito il primo boato, eravamo molto molto felici, poi dopo abbiamo sentito un boato alla fine, l'abbiamo interpretato male. C'era un rigore per pescare e quindi pensavamo lì, invece poi c'è stata chiaramente la delusione, perché era bello. Però insomma abbiamo questi play out. La partita, mister, ci può essere, se a differenza di prestazione tra il primo e il secondo tempo è dettata dalla paura, dalle condizioni fisiche, no? Allora dobbiamo fare un distinguo ben preciso. Noi siamo partiti molto forti, abbiamo creato molte occasioni da gol, tante, purtroppo pizzico di sfortuna, un po' di cattiveria sotto porta, qualche leziosità di troppo, qualche grande parata del portiere, e questa partita è rimasta in bilico sull'1-0. E lo so, infatti io dicevo questo, quello che mi dici tu è una cosa che io ho detto ai miei giocatori, non si può creare tutte queste occasioni e essere in vantaggio solo di un gol. Appunto, facendo questa considerazione, poi dopo, nel secondo tempo, problema, stava in campo così, tre cambi già fatti, e dopo c'è da soffrire, si è fatto male, abbiamo dovuto mettere, insomma, ho dovuto mettere Franco. Moro si è fatto un problema alla schiena stranissimo e è dovuto sostituire da prima il periodo. Quindi c'è stata una serie di circostanze che al collega che chiaramente hanno fatto calare sia l'intensità della gara sia il rendimento della squadra. Ragazzi, cerchiamo di capire, perché mi mettete sempre Schiavi come un giocatore che porto con il sottoscritto. Schiavi, dovete sapere, ma è stato detto, perché qui c'è l'Ambiase, io lo dico al sito quando si fa. Schiavi, nelle ultime settimane, quando arriviamo al giovedì, al venerdì, l'ultima settimana febbre, l'altra settimana prima problema a tendine. Non ho capito, ma... se io il giocatore sta bene, io non ho nessun problema, ma non con Schiavi, non ho nessun problema con nessuno. Io cerco giocatori utili alla causa, che possono... Io sono arrivato qui, ci sono dei giocatori che ho ritenuto più in condizione, non migliori di Schiavi. Io quello che dico lì, Schiavi per me è un ottimo, dei problemi fisici da recuperare, e c'era dei giocatori che in quel momento mi davano più affidamento, e non dimenticate che c'è 6, 7 centrali, 8 centrali difensivi, quindi capito, ma vale per tutti, cioè Ceccarelli ha avuto quello sfogo, ha detto la sua, poi è venuto, ha chiesto scusa, Ceccarelli c'ha un problema al ginocchio, se recupera io lo prendo, poi dopo
ma io li prendo tutti, li alleno, è chiaro che non ne posso allenare 28, se si fa, si può fare la partita o l'allenamento 14, ce n'è 11 e 11 e 4-5 che in quel momento ritengo... inferiori o che non hanno la condizione adatta, li faccio allenare in disparte, ma non c'è nessuna preclusione, non sono prevenuto nei confronti di nessuno. Io che sono convinto di poterla salvare, è chiaro che lo sono, perché insomma, questa squadra ha dimostrato di potersela giocare alla pari con tutti, è chiaro che abbiamo anche noi dei difetti che dobbiamo migliorare. Rispondendo a Franco, dobbiamo concretizzare di più quando ci capita questa occasione, non sempre. Io mi auguro che nei play-out riusciremo a creare tantissime occasioni, ma dobbiamo essere più cinici perché ogni occasione è importante, non so se dopo te ne ricapita un'altra, ecco. Questo non lo so, questo non lo so. È chiaro, io ragazzi faccio la guerra con i soldati che ho, cerco i soldati che stanno meglio. Bagadura ha avuto un problema, un polpaccio, e ancora non riesce ad allenarsi. E quindi... tanti infortuni così, non lo so, c'è una razza, c'è un motivo, no, non cambi di preparazione, ma no, a volte c'è anche della semplice fatalità, un pizzico di sfortuna, perché insomma molti sono stati traumatici, molti infortuni strani. Io guardo anche le altre squadre hanno tantissimi infortunati, probabilmente insomma un campionato di